Di nuovo il più cordiale ben interconnessi e ben interconnessi giunge a tutti quanti voi, amici e amiche, gentilissimi all'ascolto, da parte di Roberto De Angelis, di Radio 1, circuito web Radio Spreaker, naturalmente un circuito che annovera tantissime emittenti. Noi facciamo parte del gruppo Radio Antenne Audio Nazionali Web Radio, che consorzia ben 39 canali dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanar al Reno, no, quello lo diceva qualcun altro. E ringrazio la redazione di Udine che poco fa ha fatto il giornale del Friuli Venezia Giulia, nonché le ultime sull'Udinese e sul Pordenone. Noi spaziamo qua e là. Poi adesso chiedo alla mia consulente particolare, cioè alla mia consigliere spirituale, se devo accettare un ragazzo che mi ha detto: senti, io vorrei fare radio, per carità, liberissimo di farlo, però dovrò parlare della Lazio, ahimè. E io qua mi devo consultare con i più anziani. Poi è chiaro che qui scherziamo, siamo goliardici. Adesso vedremo invece in redazione che cosa accadrà. Un saluto anche alla redazione di Luce Verde Infomobilità Roma, che salvo imprevisti da lunedì prossimo farà gemellaggio con questa radio. Buon pomeriggio a Gloria Vaida. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Bene, Come stai, Gloria? Tutto a bene. posto? Sì, Sì, dovrebbe allora. star meglio però. Vabbè, l'interessante è piano piano rialzarsi gradualmente, mai tutto insieme, sempre gradino dopo gradino. A questo ragazzo che vorrebbe fare la Lazio qui su RDA Radio 1, cosa possiamo rispondere? No, lo rifiuto. Rispondo o lui o io. Eccola, io lo sapevo. Ma mi è stato detto da qualche parte che come emittente radiofonica dovremmo essere super partes, perché se no non avrebbero diritto il Palermo, il Messina, il Crotone, l'Udinese, il Pordenone e via Ho discorrendo. capito, ma la Lazio è un'altra cosa, no? E io rispondo che Dai. preferisco Palermo e Messina, che siano qui di casa, insomma. Vabbè, a parte gli scherzi, poi vedremo. Invece veniamo, mancano meno di 4 ore all'inizio della partita, perché sono le 16:40. La partita tra 8:30 e 8:40 comincerà, una partita di cartello. Tutti a parlare delle defezioni del centrocampo dell'Inter. Io continuo a insistere che con Antonio Conte, se c'era Spalletti non mi preoccupavo, ma con Antonio Conte sono rigenerati pure Borja Valero e Vesino, che hanno giocato per 5 anni insieme e si conoscono a meraviglia. Siccome saranno la metà del centrocampo interista, io questo centrocampo interista non lo sottovaluterei, pure che quello giallorosso è più forte sulla carta, chiaramente. Andiamo a te, Gloria, che ne pensi di questi due centrocampi? Innanzitutto, di Roma-Inter, di Beh, Inter-Roma. quello della Roma è un po' ballerino, se devo essere sincera. Anche domenica sera non ha fatto bene, si vedeva che non c'era una lucidità, ecco. Per quanto riguarda quello dell'Inter, è più solido come centrocampo. Però vedremo quello che accadrà stasera. Stasera sarà una partita imprevedibile, non possiamo dare per scontato un risultato positivo per l'Inter. Cioè, io non lo do per No, io scontato, all'inizio ho detto che ci sarà un risultato positivo per la Roma, non per l'Inter. eh. Sì, Cioè, io mi sono schierato appunto. già da prima di Verona-Roma. Ho detto sarà più complicata la partita contro il Verona che quella contro l'Inter. Tutti mi hanno dato addosso, mi hanno detto che sono impazzito, ma secondo me io la vedo così. Però mi posso anche sbagliare, chiaramente. No, beh, diciamo che la Roma quando gioca con squadre che ti fanno giocare dà il meglio, insomma, no? Poi bisogna vedere quasi un po' tutto. Io non lo so, non prevedo una superiorità così abnorme dell'Inter. Vedremo come verrà messa in campo la Roma, poi torna Zaniolo, quindi con lui abbiamo come se avessimo un uomo in più, secondo me. Vedremo, dai, Poi dipende non. se ci sarà Dzeko oppure non ci sarà, perché lì Sì, sapevo che, insomma, diciamo pensava che tutti che e due i fosse. centravanti, entrambi i centravanti, sia quello della Roma che quello dell'Inter, sono in dubbio se essere presenti o se essere presenti dal primo minuto, perché vengono entrambi da forti attacchi Da influenzali. influenza, sì, da febbre, quindi vedremo. So che comunque, appunto, pochi ieri o l'altro ieri, credo, era stato comunicato che Dzeko ci sarebbe stato. Ora
dicono che invece è in dubbio, magari, ecco, come dici tu, non si sa se inizierà dal 90esimo, scusa, dal primo minuto oppure Certo. in corsa, vedremo. E io ritengo che un Inter-Roma senza Lukaku e Dzeko cambia un po', diciamo, di aspetto, o no? Senza questi due cristoni che fanno da boe centrali di sfondamento di entrambe le squadre. Sì, beh, sicuramente sì, soprattutto per quanto ci riguarda. Però sai, rientra Zaniolo e secondo me sarà fondamentale Zaniolo stasera. Lui e Pellegrini saranno fondamentali. Chissà che Conte non gli abbia messo una gabbia particolare a loro due, oppure... Ma sicuramente sì, l'avrebbe, cioè, chi è che non lo farebbe? Però Zaniolo è uno che si sta a smarcare bene, non è uno che riesce a rimanere in trappola, ecco, diciamo così. E la stessa cosa vale per Pellegrini. Poi ti ripeto, bisogna vedere com'è la formazione, chi metterà in campo Fonseca, quindi vedremo, dai. Sei d'accordo con qualcuno che ha scritto poco fa che per il momento, per questo tratto di campionato, la medaglia d'oro come allenatori la meritano Fonseca e Conte? Beh, diciamo che allora, su Conte non avevo dubbi perché insomma lo conosciamo. Su Fonseca, diciamo che Fonseca è riuscito a fare un lavoro importante sia sul livello tattico ma anche sul livello psicologico dei giocatori. E quindi sì, secondo me sì, è giusto. È una partita da tanti gol stasera, tipo 4-3, 3-4, 5-3, Ma che 3-1. ne, no, ma che ne so, non lo so, non te lo so dire, non lo so. Io guarda, a me basta uno dalla parte nostra, va più che bene, guarda. Firmeresti per un pareggio adesso, non all'inizio della partita, oggi, adesso come adesso. Se ti dicessero esci con un punto da San Siro, è un punto guadagnato o due punti persi? Per come siamo messi. Non lo so, sarei tentata di dirti meglio un punto che niente, però se devo giocare il tutto per tutto, no, voglio i 3 punti. Io. Saltando un attimo fuori dall'orbita giallorossa e diventando solo opinionista, la città di Roma tra oggi e domani ha due occasioni d'oro per fermare l'Inter e la Juventus? Allora, per quanto ci riguarda, credo che ce la metteremo tutta. O perlomeno lo spero. Per quanto riguarda quegli altri, spero di no. Addirittura speri di no, pur di Sì. non fermare la Juventus? Sì. Oh, e se tra i due litiganti Roma e Lazio vince il Cagliari e il Cagliari si piazza da solo al terzo posto, come la vediamo poi? Sarei Per contenta, sarei contenta. quale motivo, Gloria? Perché il Cagliari sta giocando bene, perché se lo merita. E soprattutto perché non ci stanno quelli del nord sopra. Oh, e soprattutto è una rivincita anche di Dacian Nainggolan, no? Magari. Amore mio, quanto mi È manca della vero. Roma. Ascolta, invece, per quanto riguarda sempre i giocatori della Roma, allora, noi a Verona abbiamo commentato la partita. Tu sai che sia io che te siamo seconde voci, non siamo cronisti tecnici. E su per giù, io avendo sentito la tua seconda voce e poi la mia l'ho conosciuta perché l'ho fatta in diretta, chiaramente, ho visto che su per giù ci siamo assomigliati meno che sul centrocampo della Roma, anche tu prima l'hai sottolineato. Tu sei stata la prima, e non so se l'unica, a scrivere sotto la mia bacheca di Facebook, ma il Sì, centrocampo non va. è Sinceramente, vero. io ho rivisto la partita a freddo, qualche sbavatura c'è stata, per carità, ma anche Ma io non Inter-Milan. intendevo, sì, ascolta, io non intendevo solo nella partita con il Verona. Io parlavo in generale, non c'è il centrocampo, lo vedo molto ballerino, non lo vedo potente. Concreto, oppure sai, quando c'erano Raja Nainggolan, Strootman e De Rossi, erano dei pilastri, da lì non passavi, cioè c'era una costruzione di gioco importante, c'era una difesa, era il fulcro, no, del gioco della Roma. Sì. Adesso lo vedo proprio ballerino, non
non lo vedo concreto, non mi dà fiducia, ecco, questo no, ho detto. Non ti dà fiducia, quindi no. Esprimi delle riserve pure per la partita di stasera a sto punto, sul centrocampo giallorosso. Sì, beh sì, secondo me sì. E invece la freccia in più che abbiamo noi rispetto a loro? Qualcosa in più che noi abbiamo e che loro non posseggono momentaneamente, c'è? Oppure sono due squadre alla pari alla fin fine? Allora, diciamo che sono alla pari per potenzialità, però secondo me la freccia che noi abbiamo in più che loro non hanno sono due, secondo me. Sì. Una è Zaniolo e l'altra è Pellegrini. Oh, Florenzi proprio lo mettiamo da parte, lo incartiamo, che facciamo? E mi spiego meglio, siccome a sinistra manca un qualcuno fluidificante alto sinistro, secondo me è la partita per Alessandro Florenzi, proprio questa, perché potrebbe dare copertura anche a Kolarov che scende, che quando deve recuperare aspetta l'autobus praticamente, per fare un eufemismo, per dirla con un eufemismo. Però Florenzi questa sera, il miglior Florenzi, non il peggiore, attenzione, perché sul peggiore io mi trovo d'accordo con te. È quello il problema, bisogna vedere come sta, perché adesso è tanto che non gioca Florenzi, è vero, e non lo puoi mettere dentro in una partita come questa, non puoi. E perché non puoi? A meno è che no, nel sì, però appunto sto dicendo, a meno che l'allenatore non lo ritenga adatto o giusto per questo tipo di partita. Se entra e gioca come giocava 3-4 anni fa, allora va bene. Ma se deve entrare come ha giocato le ultime partite che ha fatto, allora è meglio che meglio di no. È un certo. Sì. Su questo meglio che stai in panchina. Concordo anch'io. Qui si parla molto fortemente di uno scambio a gennaio tra Politano e proprio Florenzi. Ci guadagnerebbe di più l'Inter, la Roma, o come mi ha scritto una web radio ascoltatrice verso le due, ci guadagnano entrambe le squadre, perché alla Roma serve uno come Politano, all'Inter serve uno come Florenzi. Sì, secondo me anche. Cioè sì. Vincono entrambe le compagini con questo scambio. Sì, diciamo di sì. Io sarei più per che vince la Roma, nel senso che secondo me Florenzi ormai non lo so, non lo vedo più. Questo ci sì, secondo me ha dato tutto che poteva dare Florenzi. Quindi all'Inter non lo so se potrà esplodere ancora o diventare quello che è stato con noi nei primi tempi, nei primi anni. Non lo so. È tutto da dimostrare, ma anche Politano sì, però, anche Politano non è che sia sì, ma però quando noi abbiamo preso Zaniolo, pure Zaniolo era l'incognito, un ragazzetto giovane, chissà come si adatterà, se ci riuscirà più o meno, e adesso eccolo là, insomma, voglio dire, no? Sì. Diciamo che l'incognito è più per loro che per noi, ecco. Quindi noi ci potremmo solo che guadagnare. Ho visto poi l'under attuale che a destra praticamente è un fantasma, non lo so che è. Sì, ormai sì, e non capisco che cavolo sta succedendo da lui. Ritorna reduce da un infortunio serio, deve ritrovare il ritmo partita, no? Secondo me partirà pure lui a gennaio. E quindi questo faciliterebbe di più l'arrivo di Politano, che si troverebbe catapultato mancino sulla fascia destra insieme con Kluivert o Perotti o altri che affiancheranno Zeko sulla sinistra praticamente. Probabile. Questa Roma fino a dove può arrivare? Questo è difficile da dire. Io di solito quando faccio le mie previsioni, no? Ti ricordi anche l'anno scorso ho detto, ora se arriviamo quarti ci dobbiamo mettere la firma? Sì. Le faccio sempre dopo Natale, perché voglio costarmi bene tutto questo periodo, no? Di campionato, cioè dall'inizio fino a Natale, insomma alla sosta del Natale, poi do dei giudizi, però per quello che sto vedendo ultimamente sì, come l'anno scorso più o meno. Addirittura, però se posso fare due termini di paragone, sta andando meglio quest'anno con Fonseca che con Di Francesco. Sì, quello sì. Sotto gli occhi di tutti.
Sì, quello sì, però comunque c'è ancora da fare, c'è ancora da aggiustare, c'è ancora da mettere un po' Di ordine. di ordine nelle varie Vabbè, il lavoro sezioni, ancora è no? tanto, però si sta sulla buona strada con Fonseca, no? Sì, adesso sì, diciamo che ha iniziato a raccogliere quello che ha seminato. È vero. Il pensiero finale, l'augurio di ora da parte di Gloria Vaida per la partita di stasera. Secondo te Secondo me Forza che domande Roma, fai? aspartiamo l'Inter e ce ne torniamo con 3 punti a casa. Come sto dicendo io, io vorrei sapere Esatto. perché vi trincerate tutti dietro un no comment, perché io ho lanciato dalle ore 13:30 che sto lanciando, prendiamoci 3 punti stasera. Ma lo sai che io sono molto scaramantica, no? Quindi io ti dico, palla Dzeko, sì, anche palla Dzeko, palla a Zaniolo e a Pellegrini e s'abbracciamo. È Basta, vero. dico solo questo. Oh, ti starebbe pure bene se vinciamo 0-1 con gol di Spinazzola? Ma Pelé può pure segnare portiere, guarda, non me ne frega niente, basta che spegniamo. Già che ci stiamo, segna pure Paolo Lopez, perché no? Non sarebbe mica male, no? Esatto. L'importante è portare a casa 3 punti, anche perché sono fondamentali, servono per il morale, servono per la truppa, ma E poi guarda servono. che l'Inter si sì, gioca bene, ma non è sta Brava. squadra così Diciamo che Inter e Juventus per spaventosa. il momento stanno arrancando, ma grazie alle qualità dei singoli la sfangano. Eh? Quello è il Questo è il problema, punto. capito? Noi E loro siamo hanno i più. singoli Noi importanti, siamo noi più no, noi collettivo. siamo Mi scrive adesso non Gianluigi. collettivo. Sì. Gianluigi, voglio ricordare insieme con voi all'unisono che Roma e Lazio hanno centrocampi migliori e più forti di Inter e Juventus. Guardate le nostre manovre, quelle vostre giallorosse e quelle nostre biancocelesti, sono migliori di loro. Poi loro hanno il coniglio fuori dal cilindro all'ultimo istante e cambiano i risultati. Allora, caro Gianluigi, anche questo è calcio. Perché se tu prendi un Cristiano Ronaldo che non gioca per 89 minuti, all'ultimo ti prende un pallone pure sporco e te lo mette dentro e ti fa vincere, Cristiano Ronaldo fa la differenza. Noi possiamo avere i centrocampi più belli, più manovrieri del campionato, a quanto pare, tutti i complimenti per Roma e Lazio, Lazio e Roma, però se poi non porti a casa il risultato, Gloria, penso che convieni con me, alla fine sì, c'hai il bel centrocampo, ma c'hai 0 punti. Io non sono d'accordo con questo ascoltatore nel senso per quanto riguarda il centrocampo della Roma. Il centrocampo della Roma è come le luci di Natale, è intermittenza. E, per quanto riguarda quello della Lazio non lo so perché la Lazio non la vedo, quindi non conosco, non so nemmeno i nomi dei giocatori, quindi Sì, non mi però diciamo pronuncio. che non ha detto un'eresia perché momentaneamente questi due centrocampi funzionano. Forse quello della Roma, che noi seguiamo 24 ore su 24, è intermittenza, hai ragione te. Però se Fonseca trovasse il bandolo della matassa, io penso che sia, non dico il più forte centrocampo del campionato, sarei pazzo a dire questo, però uno tra i più organizzati, sì. Io l'ho visto, io e te l'abbiamo visto, il centrocampo più forte di tutto il campionato l'abbiamo visto giocare e non è quello che c'è adesso nella Roma. Noi ce l'avevamo, ma non c'è più. Bisogna ricostruirlo, Gloria. Sì. Senza esitazione. Gloria, grazie della tua cortesia e disponibilità. Noi ci risentiamo con più calma. Poi, se dopo la partita un WhatsApp audio sul post Inter Roma, ben venga, eh. Dipende sempre dal risultato, lo sai, Eccala, no? ma io ti voglio far fare la professionista, la giornalista, e tu mi rispondi sempre così. lo so, c'hai ragione, Vabbè, va comunque, bene. non lo diciamo a nessuno, ma stasera, puntini, 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 i 3 punti ci servono per la nostra classifica. Facciamo i tuoi scongiuri, le tue scaramanzie, Sì. ma sulla carta la Roma attualmente, in questo momento, è più forte dell'Inter. Poi la palla deve essere giocata, la partita deve essere giocata sul campo, non sui microfoni di una radio, chiaramente. Certo, Buon certo. fine settimana, grazie, un abbraccio, Anche a Gloria. te, un bacio, Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. ciao. Ringraziamento così alla simpaticissima Gloria Vaida. Noi ci fermiamo, tra un po' il prossimo ospite, grazie.